Bene. Avverto che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla Web TV e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Ricordo inoltre che trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta. In proposito, ricordo che per i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità è necessario che risultino visibili e alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento e che deve assolutamente, ovviamente, essere udibile. Nella seduta odierna prosegue lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione delle procedure amministrative connesse alle attività d'impresa con l'audizione di Confcommercio Imprese per l'Italia, rappresentata dal Presidente Dottor Enrico Postacchini, accompagnato dal Dottor Roberto Cerminara, responsabile del settore commercio e legislazione d'impresa, che partecipa ai nostri lavori in videoconferenza e che ringrazio per aver accolto il nostro invito. La questione della semplificazione delle procedure amministrative relative alle attività imprenditoriali è ormai da tempo al centro dell'attenzione del legislatore. Nella fase attuale è unanimemente avvertita come uno snodo essenziale per un'efficace ripartenza del sistema economico italiano. Lo sforzo di razionalizzazione delle procedure amministrative, con particolare riguardo a quelle alla nascita di nuove imprese e l'individuazione di un unico interlocutore sul territorio, lo sportello unico per le attività produttive, quale interfaccia unica delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese, rappresentano i due cardini del lavoro svolto dal legislatore negli ultimi anni. La Commissione ha voluto concentrare la propria attenzione su questi temi nella convinzione che sia necessario portare a compimento lo sforzo fin qui fatto a compiere un ulteriore passo che porti ad una sinergia tra pubblica amministrazione e imprese, in particolare quelle medie e piccole, che come sappiamo costituiscono il tessuto connettivo del sistema economico italiano. Chiederei quindi al Presidente Postacchini di segnalare alla Commissione tutti quegli elementi che dal punto di vista di Confcommercio possono essere utili ai predetti fini. Prego, Dottor Postacchini, do a lei la parola. Deve accendere il microfono, dottor Postacchini. Chiedo scusa, era stato spento. È buona la qualità dell'audio? Sì, si sente benissimo, almeno io da qui. Sì. Grazie Presidente, grazie a tutti i parlamentari presenti. In realtà divideremo in due questo breve intervento con il dottor Cerminara, che entrerà più nel dettaglio dei punti. Per parte mia mi limiterò a ringraziarvi intanto per la disponibilità e soprattutto alla dedizione a un tema che da sempre in qualche modo ci assilla. Non soltanto noi, ma anche la politica nel monitoraggio poi dell'applicazione delle norme che via via si succedono. È evidente che questo periodo e questo contesto ha messo in luce un deficit, in qualche modo, che ci trasciniamo da tempo e una sovrapposizione di norme tese a semplificare che in realtà hanno complicato. Verrebbe da dire, forse dopo un periodo di guerra, in genere si azzera tutto e si ricomincia da capo e forse tutto più chiaro si fa anche prima. Ma è una guerra, ma non è una guerra, e quindi la pandemia sta segnando profondamente il tessuto economico del paese, ma c'è una grande fetta del paese che sta continuando a lavorare, lavora bene e per fortuna gode anche di ottima salute. Quindi non possiamo in qualche modo equiparare una guerra che causa danni ben più ingenti. Quindi, da un lato, rimarchiamo l'urgenza di appunto provvedere a una certa pulizia e ridimensionamento di quello che è l'impianto normativo, traducendolo anche in codici, come normalmente siamo abituati a lavorare, a confrontarci, anche sul tema del commercio, dove per la verità ci si è provato e ci sono gli elementi, ma andrebbe tutto inserito in un contesto di questo tipo, dove a quel punto la correzione sarebbe solo su alcuni commi e alcuni titoli. Quindi fare ordine in questo senso.
pulendo proprio tutta quella sovrapposizione di norme che si sono succedute nel tempo, addirittura in alcuni casi da alcuni regio decreti, per arrivare a una soluzione di norme che veramente vengono applicate e non che siano superate dai tempi. Dopo faremo alcuni esempi anche dati dalla crescita del web, che ha sicuramente smantellato gioco forza alcuni capisaldi anche in termini di controllo. Devo dire che per parte nostra quello che raccomandiamo da sempre è intanto la condivisione, come già avviene in queste occasioni, da parte degli stakeholders e delle parti sociali con la politica, che tutto quello che in qualche modo andrà a normare un comparto, in questo caso da noi rappresentato, abbia una caduta e una possibilità di rivalutazione del mondo a cui viene applicata e non un orpello. Per spiegarci meglio, sapete benissimo che il percorso PMI che abbiamo più volte sollecitato e che anche l'Europa in qualche modo caldeggia, mira a legiferare perché quella norma sia applicabile anche alle piccole e medie imprese e non alle imprese pur, perché troppo spesso ci siamo trovati con applicazioni e con l'asticella troppo alta per imprese di piccola dimensione, che sono il tessuto vero del paese, e quindi anche norme difficili per il controllore da in qualche modo da monitorare. Quello che abbiamo sempre raccomandato è di in qualche modo curare questo deficit di implementazione, per cui la politica debba garantire nel tempo il monitoraggio di ciò che ha applicato e vedere appunto se questo porta crescita e ricchezza o se invece porta ingessatura sui comparti. Un esempio per tutti che vogliamo fare è quello dei controlli nel settore dell'alimentare, per esempio, dove abbiamo salutato con assoluta benevolenza nel 20 l'instaurazione del registro unico dei controlli, ma però rilevato che gli stessi controlli sono in mano ancora a troppi soggetti amministrativi, istituzionali, locali, nazionali, dalla ASL ai NAS ai comuni stessi, quindi troppi soggetti che dovrebbero svolgere la stessa funzione, per cui anche l'impresa in qualche modo è caduta in confusione, si trova vari soggetti che vengono a chiedere la stessa documentazione a distanza, a volte anche di tempo ravvicinato. La pandemia ha incentivato tutto questo e ha incentivato soprattutto, vuol dire, il difetto atavico di impianto delle semplificazioni, che è quello di provvedere in emergenza. Il provvedere in continua emergenza con decreti fa sì che insomma gli impianti vengano in qualche modo distaccati da quella che è la discussione vera e purtroppo ci si accorge dopo della positività o negatività di un'applicazione sul mercato. Faccio solo una piccola digressione, evitando quelli che sono i difetti che la pandemia ha messo in evidenza, perché tanto ne parliamo tutti i giorni, per fare solo un esempio, al di là di quello che è la riforma del fisco, che non è questo il contesto in cui discutere, ma insomma ci sono comparti sui quali le regole andrebbero radicalmente cambiate, come anche il diritto bancario, tutta una serie di applicazioni che potevano andare bene in periodo normale, ma già erano complicate per il nostro paese, per la tipologia di imprese del nostro paese, e che oggi sono assolutamente impossibili sia come applicazione e poi anche, credo, definitiva come controllo. Una digressione sul lavoro, a proposito di semplificazione, perché proprio relativamente alla pandemia l'eliminazione dell'accordo sindacale per la cassa integrazione in deroga è sicuramente buona cosa, ma anche per le imprese oltre i 5 dipendenti, dove è rimasto l'obbligo, vi garantiamo che è un lavoro improbo, non solo per i CAF e per le associazioni di categoria o le regioni stesse, ma questo allunga i tempi e costringe le imprese a un inutile accordo sindacale, quando si potrebbe tradurre in una semplice comunicazione anche alla parte sindacale di quelle che sono state le applicazioni della norma. Questo solo per fare alcuni esempi dove semplificando in qualche modo ci si è dimenticati o comunque ottimisticamente si è pensato che fosse sufficiente. Oggi il protrarsi dell'emergenza costringe a rivedere anche
semplificazioni applicate nel 20, perché la situazione in questo senso si sta deteriorando. Io mi fermerei qui perché relativamente ad alcuni punti che abbiamo evidenziato, che sono una decina, rispetto a SUAP, SUF, i diritti di segreteria e tutta una serie di applicazioni di controlli anche legati ai trasporti, passerei la parola al dottor Seminara, di modo che a due voci evidenziamo alcune criticità. Grazie. Grazie Presidente, prego Dottor Grazie Cerminare. Presidente, prego Dottor Cerminare. Bene, grazie Presidente. Come vi ha già anticipato il Presidente Se può Postracchini, oltre a questo avvicinarsi più al microfono perché si sente molto basso. meglio così? Dunque, Ancora no. stavo dicendo che oltre agli elementi. Non mi sente? Si deve avvicinare il più Si deve possibile. avvicinare il più possibile. Più di così, Benissimo, direi benissimo. fisicamente non posso. Comunque dicevo, oltre agli elementi di carattere generale che vi ha anticipato il presidente Postacchini, ovviamente abbiamo nel documento che vi manderemo, se non vi è già stato inviato, indicato alcuni elementi precisi, puntuali, qualche suggerimento che oltre ai temi di carattere generale settoriale come fisco, lavoro e ambiente, potrebbero consentire con interventi puntuali mirati sicuramente di alleviare l'operatività delle imprese, che in fondo è anche l'oggetto di questa indagine conoscitiva. Il primo elemento da cui partire è il funzionamento dei SUAP, gli sportelli unici sulle attività produttive, e dei SUE, cioè gli sportelli unici per l'edilizia. Su questo argomento, la settimana scorsa, avete sentito l'opinione di Unioncamere. Noi condividiamo quella rappresentazione e possiamo sicuramente dirvi che dal nostro riscontro sul territorio, certamente i SUAP, che sono gestiti completamente dal sistema camerale attraverso Infocamere, il portale Imprese in un giorno, funzionano abbastanza bene. E quindi non possiamo che unirci noi all'auspicio che tutti gli altri comuni che lavorano ancora in autonomia, e sono quasi la metà dei comuni italiani, possano rivedere nel tempo la loro posizione, perché è per le imprese fondamentale l'uniformità delle procedure. Non basta la standardizzazione dei moduli, della modulistica, che pure è un aspetto importante, meritorio, occorre però che anche le procedure con le quali poi si lavorano queste pratiche, questi moduli, siano il più possibile uniformi, anche perché le esigenze sono le stesse sul territorio. In particolare per i SUE, gli sportelli unici dell'edilizia, questa difformità è ancora più accentuata tra comuni e comuni, perché lo stesso provvedimento che disciplina attualmente i SUAP, cioè il decreto il DPR 160 del 2010, fa espressamente salva la potestà dei comuni di operare sugli sportelli unici per l'edilizia, diciamo, discrezionalmente. Quindi noi ribadiamo la necessità che queste differenze siano nel tempo ridotte. Sarà interessante se nel corso di questa indagine avrete occasione di sentire l'ANCI o i rappresentanti delle regioni, per esempio, chiedere anche a loro come la vedono da questo punto di vista e se c'è la possibilità di condividere nel medio periodo questo obiettivo comune. Un altro elemento che potrebbe, secondo noi, facilitare il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione lo individuiamo nella delega di funzioni ai CAT. I CAT sono i centri di assistenza tecnica che sono previsti dalla riforma del commercio ormai di una ventina d'anni fa, del famoso decreto legislativo Bersani, il 114 del 98. C'è una norma che consente diciamo, delegare a soggetti diversi da soggetti pubblici funzioni istruttorie. Ed è un elemento che ricorre spesso nell'attività dei comuni. Pensate semplicemente al fatto che molto spesso comuni anche piccoli ma importanti e noti del nostro paese organizzano, magari adesso con la pandemia c'è qualche problema in più, ma è tipico della loro attività, delle fiere molto importanti sul territorio, la cui attività istruttoria spesso non è sovrabbondante, sovrasta le capacità amministrative di comuni che hanno anche magari poco personale. Quindi,
secondo noi sarebbe importante stressare e diciamo incentivare questa opportunità, che fra l'altro, vi evidenzio, è assolutamente in linea con una delle azioni, la 2.2, della nuova agenda per la semplificazione e per la ripartenza, che proprio prevede espressamente sperimentazione, leggo testualmente, di nuovi modelli che consentano alle regioni interessate, previo accordo con i comuni, di assumere o attribuire ad altro soggetto, appositamente individuato, poteri di amministrazione procedente, ovvero lo svolgimento di funzioni istruttorie. Ecco, questa è una opportunità che secondo noi aiuterebbe molto tanto l'amministrazione, soprattutto quella più di dimensioni ridotte, che le imprese. Il presidente Postachini ha già evidenziato uno dei temi più ricorrenti e più gravosi per le imprese che si riconoscono nella Confcommercio, che è la semplificazione dei controlli nel settore alimentare. Nel documento che vi abbiamo inviato, vi invieremo, abbiamo inserito uno specchietto nel quale l'impresa è circondata da una quindicina di amministrazioni che hanno tutte medesimo potere di effettuare controlli per quanto riguarda il settore alimentare. Tra l'altro, questo tema dei controlli nel settore alimentare è attualissimo, perché pochi giorni fa, in Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati i due decreti che aggiornano e ammodernano il nostro sistema dei controlli a seguito dell'emanazione di un regolamento comunitario 3 anni fa. Quindi è un tema attualissimo e sul quale quello che noi evidenziamo e ribadiamo, come ha già fatto il presidente Postachini, è che quelle semplificazioni già introdotte siano rese effettivamente operative. Ci riferiamo al registro unico dei controlli, che è stato esteso anche alle imprese del settore alimentare, perché originariamente pensato solo per le imprese agricole, dal decreto legge 76, il cosiddetto decreto semplificazioni. Questa norma così lungamente attesa dalle imprese del nostro settore è però ancora lettera morta, perché non è operativa. Quindi questo pone un altro tema importante nel mondo della semplificazione, che è il tema della implementazione. Tutte le cose buone fatte, e ce ne sono diverse, a volte, come nel caso di cui stiamo parlando, non riescono a produrre effetti perché rimangono norme e non scendono giù nell'operatività concreta delle amministrazioni che poi sono chiamate a, diciamo, dar vita. È un aspetto importante ed è un aspetto che assolutamente questa commissione, questa indagine, secondo noi, deve mettere in evidenza. Cioè il tema dell'implementazione, della effettività nel far cadere veramente a terra le tante cose che si fanno, è un tema fondamentale. E un altro elemento di assoluta attualità, e che è legato anche a questo modo di procedere un po' caotico al quale si riferiva il presidente Postachini, lo troviamo in un'altra disposizione che è stata introdotta dalla legge di bilancio, ed è quella della quale hanno già parlato altri colleghi in altre audizioni in questa commissione, del registro dei cereali. E anche questa è una disposizione che rende evidente come il mancato contatto preventivo con i destinatari delle norme aumenta, direi rende quasi certa, la possibilità di creare disposizioni di difficile applicazione o che comunque pongono seri problemi operativi alle imprese che sono chiamate ad applicarle. Adesso, sul registro dei cereali, noi abbiamo scritto, noi intendo tutto il mondo della distribuzione, ha scritto al neo ministro Patuanelli all'inizio di marzo, rappresentando questo problema. Sembra, dalle notizie che abbiamo, che nel decreto che dovrebbe dare attuazione a questa norma ci sia una sorta di proroga, nel senso di rendere privo di sanzioni l'attuazione del registro per il corrente anno. Vedremo, perché in realtà sono voci, non abbiamo dei contatti sicuri, ma è un elemento importante che evidenziamo alla vostra attenzione, relativo al fatto che continuare a introdurre nell'ordinamento norme
senza provare a sentire il parere o ad acquisire elementi conoscitivi da parte dei destinatari, secondo noi non è un buon modo di procedere. Un altro elemento che ci permettiamo di portare alla vostra attenzione riguarda un aspetto che fa parte di alcune norme anacronistiche ormai, delle quali si fatica a intravedere la necessità che siano mantenute nell'ordinamento. Ci riferiamo per esempio al contributo per le stazioni sperimentali per l'industria. È una normativa del 1923, forse allora poteva avere la sua ragione, ma oggi con la polverizzazione delle imprese e soprattutto con l'attività delle imprese è una disposizione che deve essere assolutamente ripensata. Ma ripensata nel senso dell'abrogazione, ripensata cioè nel senso di escludere larga parte dei soggetti, soprattutto quelli meno strutturati, da un onere finanziario che, anche se piccolo in assoluto, si aggiunge a tante altre cose e certamente non fa bene all'operatività delle aziende. Ma un altro elemento ancora più importante, e questo sì molto invasivo nell'attività delle imprese, soprattutto dei nostri settori, è la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. È una disciplina anche questa della quale si fatica nel mondo del web, come già anticipato il presidente Postacchini, a coglierne significati di attualità. Se l'abrogazione non è una strada immediatamente percorribile, se ne potrebbe quantomeno provare a sospendere l'operatività per un anno e mezzo, fino alla fine del 2022, per verificare che senza tutti questi oneri che vengono introdotti alle imprese, soprattutto sull'attività promozionale, che in questa ripresa che tutti intravediamo e che tutti aspettiamo, si potrebbe rivelare un elemento di aiuto non indifferente, ecco, è una sollecitazione che noi ci permettiamo di portare alla vostra attenzione. Infine, due altri aspetti, sempre relativi a elementi che, uno di semplificazione introdotto, ma anche questo ancora non operativo, ci riferiamo alla modifica del codice della strada e che dovrebbe consentire la revisione dei veicoli pesanti anche alle autofficine private. È una disposizione che c'è, ma che non è ancora operativa perché manca il decreto attuativo. E nel fare questo benedetto decreto attuativo si potrebbe probabilmente anche considerare la possibilità di estendere a questi soggetti privati anche la revisione dei rimorchi e dei semirimorchi. Il tema dell'autotrasporto è un tema importante, sembra un aspetto questo banale, ma è un aspetto che è legato all'operatività delle imprese ed è quindi un elemento di non poco conto. Infine l'ultimo accenno a un altro aspetto in materia di aiuti di Stato che potrebbe essere sicuramente semplificato. Mi riferisco al fatto che quando un'impresa chiede un'agevolazione è obbligata a dare conto di tutte quelle ricevute precedentemente e calcolare il cumulo di aiuti tra regimi differenti. Ecco, questa è la classica elemento che è già a conoscenza della pubblica amministrazione, anche se diviso tra più amministrazioni, e che troviamo assolutamente improprio che venga continuamente scaricato sull'azienda, perché sono tutti elementi già a conoscenza delle amministrazioni e che semplicemente una condivisione delle informazioni potrebbe rendere inutile la continua richiesta in fase di erogazione di nuovi aiuti. Grazie. Grazie a lei, dottor Cerminara. Se ci sono domande da parte dei parlamentari. Presidente? Sì, prego. Sì, allora, io che delle domande farei una riflessione che dagli interventi, intanto grazie per la vostra partecipazione e per il contributo necessario, perché come veniva detto, se il legislatore non si confronta con chi vive sul campo
lavora quotidianamente, sa quali sono le, come dire, le criticità del sistema, chiaramente viviamo su due pianeti diversi, e questo un po' spesso accade o è accaduto, di avere delle normative che poi vanno sì a complicare la vita, perché abbiamo constatato anche noi nella nostra commissione, purtroppo si è abusato del termine semplificazione, andando molte volte anche a complicare le attività. Però ecco, la cosa che vorrei, e mi sembra dall'intervento, e questo è l'aspetto positivo, che rispetto all'audizione fatta con le Camere di Commercio, col sistema Infocamere, e quella di questa mattina, c'è condivisione. Questo è uno degli aspetti che dobbiamo sottolineare, perché come abbiamo evidenziato nella scorsa audizione, del resto il sistema di Camere di Commercio vive grazie all'apporto e al contributo dei vari soggetti imprenditori dei vari settori della nostra economia, no? Questo è l'aspetto positivo. Quindi più riusciamo a fare sistema, e se le considerazioni fatte sia su quello che riguarda il SUAP che il suo e lo sportello unico dell'edilizia, ci fanno dire della necessità di intervenire superando purtroppo quella giungla che si è determinata, laddove ai comuni, e parla chi sottoscritto che ha fatto il sindaco, quindi sa bene di cosa sto parlando, perché altrimenti può accadere, ma anche il presidente Stumpo più volte l'ha sottolineato, che può accadere che alcuni comuni fanno alcune scelte, altri ne fanno altre, e però si determina il caos. Quindi questo lo voglio sottolineare come aspetto positivo, e dire che insomma, se questa è la lettura, per noi è importante vedere di andare avanti su questa linea, insomma, ecco. Grazie onorevole Buratti, c'è qualcuno? E io, presidente Stumpo, prego, De Toma. Prego, onorevole De Toma. Poi buongiorno. Burro, sì. Buongiorno e buongiorno a tutti. Grazie sicuramente, perché comunque le riflessioni o le considerazioni che ascoltiamo nelle audizioni per ciò che concerne la semplificazione delle attività produttive, secondo il nostro, diciamo, iter, che in realtà come semplificazione doveva essere quasi la prima che dovevamo affrontare, poi abbiamo invece affrontato il tema della sanità, però per certi versi coincidono la necessità di mettere a sistema il paese per cercare di abbreviare soprattutto le tempistiche, perché il tempo è denaro, il tempo ha un costo, e la necessità delle imprese è quella di ricevere appunto risposte in tempi brevi. Io vorrei fare una domanda al contrario, cioè nel senso, nelle audizioni che abbiamo avuto ultimamente alla Commissione Attività Produttiva alla Camera, si è parlato della digitalizzazione, ovviamente è un tema che riguarda bene anche il PNRR, però dal punto di vista dell'associazione, quindi Confcommercio, la digitalizzazione, quindi attenzione, faccio la domanda un po' contorta, però volevo un attimo capire, l'eccessiva digitalizzazione in certi campi, vedi il turismo, può sicuramente generare delle difficoltà che si traducono poi in forza lavoro, cioè di conseguenza poter andare sicuramente per accelerare un tipo di servizi, ma dall'altra parte poi non ottenere quella risposta necessaria, perché ci sono certi lavori che obiettivamente hanno bisogno dell'aspetto umano. Quindi di conseguenza il tema della digitalizzazione è sicuramente da tenerne in conto, diciamo, in tutte le versioni, nella maniera ovviamente positiva, è quella che stiamo cercando di affrontare,
nella maniera negativa potrebbe essere appunto un'eccessiva digitalizzazione. Il tema, ovviamente, faccio l'esempio anche di quello che poi nel settore moda può avere dei risvolti, come quello dell'e-commerce, ma è un mondo ovviamente diverso rispetto a quello che stiamo trattando. Però, appunto, e quindi la domanda dalla parte delle associazioni: la digitalizzazione sicuramente corretta, sicuramente necessaria, però alla lunga potrebbe creare delle criticità? Quindi questa, permettetela, è una domanda appunto al contrario, che mi serve anche per un confronto con voi. Grazie per il vostro intervento. Prego, onorevole Ciaburro. Grazie, Presidente. Beh, condividendo il ragionamento iniziale, che è stato anche detto, che ogni norma, quando deve ricercare un'operatività e ha una ricaduta sugli operatori, deve per forza esserci un confronto, perché spesso e volentieri ci sono delle misure molto 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 utili, ma che poi rischiano di non essere così utili proprio per tutte quelle che sono le implicazioni che ne determina e non sono state considerate alla base. Detto questo, per entrare più nel merito rispetto ad esempio alla proposta del registro dei cereali, che sì, bene, una proroga, ma entrando nel merito, come si potrebbe invece procedere per trovare una formula che, perché è nata giustamente per delle aziende che non sono propriamente quelle dei ristoranti piuttosto che dei bar, ma che le va comunque a colpire in modo assurdo. Quale potrebbe essere una modalità con cui andare a modificare la norma e renderla più... ecco, più confacente a quelle che sono, che era l'intenzione del legislatore, e al tempo stesso che non vada ad appesantire in modo inaccettabile invece sugli altri operatori. Ecco, solo questa domanda. Grazie. Altri? Se non ci sono altri, io direi che eventualmente potremmo sempre mantenere la solita modalità, se il Presidente è d'accordo. Ci fossero poi delle domande scritte, potremmo girarvele per avere eventualmente ulteriori risposte scritte, quindi però vi darei la parola al Presidente per la replica alle domande fatte. Prego. Grazie, una brevissima risposta ai primi due interventi barra considerazione, poi lascerei al Dottor Ceminara invece il tema dei cereali, solo perché è più bravo di me, non perché è più preparato. Quindi no, il tema digitalizzazione è un tema sul quale la Confederazione ha investito e sta investendo molto con un progetto nazionale EDI, che è a disposizione di tutti i territori, che a loro volta hanno già sperimentato anche fisicamente punti digitalizzazione nella distribuzione, per intenderci negozi fisici digitalizzati. Dando proprio l'esempio pratico di come funziona il nuovo spazio multicanale, per intenderci. La digitalizzazione è una bellissima cosa ed è una bruttissima bestia se non la sappiamo gestire bene, perché il mondo del web è evidente che oggi ha dato spazio non solo agli odiatori seriali, ma anche ai brocchi della distribuzione internazionale, che fanno del prezzo selvaggio, della qualità scarsa e di tutta una serie di fattori elemento di forza, quando invece è un elemento deteriore, rovinando il mercato e le professionalità create in decenni e in secoli di lavoro. Quindi massima attenzione, inutile che parliamo di web tax, che non è quella del 3% di imposizione, ma è quella che OCSE dovrebbe in qualche modo a livello globale applicare alle piattaforme internazionali e multinazionali. È un mondo, quello della digitalizzazione, che rischia di portarci in casa, comodamente in casa, dimenticando quello che succede fuori e non curandoci di cosa succede sotto casa. E questo è un rischio soprattutto nelle grandi città. Quindi non siamo della scuola dell'architetto Boeri, al quale comunque vogliamo bene, per cui dobbiamo tutti scappare nei borghi e lavorare in smart working, siamo più per una città giardino, che forse è quella che aveva immaginato Le Corbusier, quando immaginava luoghi di lavoro, di residenza, piacevoli, in città riqualificate, dove si lavora anche in smart working, ma non dimenticando il marciapiede sotto casa, che in qualche modo va preservato, curato e mantenuto. Quindi siamo per lo spazio fisico alimentato da una sana e nuova digitalizzazione. Un aspetto critico della digitalizzazione, che abbiamo già verificato anche con i bandi regionali,
è che ci si ferma spesso all'ultimo miglio, cioè le aziende più piccole non bevono dai bandi perché ancora la soglia di accesso agli investimenti è troppo alta. Ergo, se la soglia minima di accesso è 20.000 euro per un bando di digitalizzazione, per una piccola attività commerciale, mettere la differenza di 10, cioè l'altra metà, è spesso uno scoglio insormontabile. Poi le associazioni provvedono con finanziamenti agevolati, credito, garanzie, ma è sempre debito. E quindi la sfida è abbassare ancora di più la soglia, sconfutare questo mito negativo che in Italia siamo indietro rispetto alla digitalizzazione, perché non lo siamo, soprattutto sul fronte dei pagamenti, perché su 10 milioni e mezzo di POS presenti in Europa, 3 milioni e 300 mila, se non sbaglio, sono installati in Italia. Quindi non è che siamo indietro da questo punto di vista, semplicemente dobbiamo appunto invogliare, incoraggiare il piccolo investimento nel modo giusto, intelligente, perché i fondi e le risorse da parte soprattutto delle regioni in questo senso sono stati dedicati. Quindi grazie, perché è uno spunto interessante, così come è interessante il rapporto con le amministrazioni e soprattutto con i piccoli comuni, dove noi svolgiamo un'attività giornaliera importantissima, soprattutto con le leggi dedicate al commercio, dove le risorse messe a disposizione della regione sono progetti congiunti. Prima si parlava di CAF per le sagre e le feste, ma non c'è solo quell'aspetto, c'è la riqualificazione urbana nei piccoli centri italiani. Ricordiamoci che l'Italia è fatta di provincia e di piccole città e piccole località. Lì l'investimento è comune tra l'amministrazione locale e gli operatori commerciali. Le risorse sono per riqualificazione delle attività, ma anche della piazza, dell'illuminazione, delle vie d'accesso, cioè quindi si fa un intervento insieme, e questo è un principio sanissimo che in qualche modo portiamo avanti a livello locale. Lascio a Cerminara il tema dei cereali. Prego, dottor Cerminara. Prego, dottor Cerminara. Sul registro dei cereali è molto semplice. Obiettivo del registro è il controllo sulla tracciabilità. Bene, questo potrebbe a nostro avviso essere tranquillamente perseguito limitando il registro soltanto alla parte iniziale della filiera, in particolare i coltivatori che acquistano i semi cerealicoli, sia italiani che esteri, e il comparto della molitura. Quindi a nostro avviso dovrebbero essere esentati dall'obbligo di registrazione tutte le micro e piccole imprese che operano in qualità di trasformatori delle farine, perché se bisogna controllare l'inizio, non ha senso controllare anche il processo intermedio. Inoltre, per il comparto dell'ingrosso, semplicemente, come già fatto per esempio con gli zuccheri, potrebbe essere esentata dall'obbligo di registrazione le imprese che utilizzano il prodotto, quindi i semi di cereali, in confezioni originali non superiori, secondo noi, a 25 kg. Sono tutti elementi tecnici tratti ovviamente dall'operatività ordinaria di queste aziende e che però potrebbero assolutamente essere utilizzati per rivedere questo registro, che così com'è certamente ha un impatto molto alto. Grazie davvero per l'esposizione. Attendiamo il documento che ci avete detto, che lei ci ha detto, dottor Cerminara, in modo tale da poterlo poi mettere a disposizione di tutti i commissari, come facciamo solitamente. Quindi ringrazio ancora sia il dottor Postacchini che il dottor Cerminara e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie a tutti voi. Ciao.